Alright guys, good news and bad news. We got Everett as our insider, but he'll bail if we won't subscribe. So, guys, the subscription button, go get it! Bentornati a tutti ragazzi, sono Everett. Allora, giorno 8 e giorno 9, siamo agli sgoccioli, domani sarà il giorno 10 e finalmente ci sarà la rapina principale di questo Search for Kanto, di questo Spring Break. Allora, abbiamo detto giorno 9 era Paper Gang, cioè oggi, però ieri c'è stata una cosa degna di nota, diciamo. L'Henchman beta, cioè la customizzazione dell'AI, dei bot. Voi da adesso potrete provare a mettere le vostre maschere preferite, le vostre armi preferite, le vostre armature e build preferite anche ai bot che vi porterete dentro le missioni durante gli heist. Una cosa carina che però non dà niente di più a chi di solito gioca a Payday con una squadra già formata di membri veri e non di bot. Poi viene introdotta la terza community safe, cioè delle safe con dentro le skin create dalla comunità, e a parte il Barret, cioè il Thanatos fluorescente, diciamo che non c'è molta roba da vedere, tranne la leggendaria che, vabbè, prima era Bruber Kurz, adesso meno male l'hanno corretto, carina, niente di che, però. E una cosa che mi ha lasciato un po' così, cioè che è una skin questa soltanto per la balestra leggera. Io che uso quella pesante, come ben sapete, non me ne faccio niente. Vorrei una skin bella come questa, per esempio, per la balestra pesante, che però per adesso non c'è. E infine i tips, cioè praticamente dei suggerimenti che vengono fuori nel momento in cui il gioco carica. Cosa molto gradita, soprattutto per chi è alle prime armi con Payday. Vi danno dei suggerimenti sia per quanto riguarda i nemici, sia per quanto riguarda la storia dei personaggi, sia per quanto riguarda le armi, gli heist, eccetera eccetera. Niente, spero che questo video vi sia piaciuto ragazzi, ci vediamo domani con il giorno 10 e finalmente l'heist che tutti aspettiamo. E sono già tra l'altro usciti 6 achievement di nascosti per la rapina di domani. E a fine video, visto che mi sono arrivate delle chiavi di penne, o meglio matite, per quanto riguarda il film di John Wick. Se avete visto il film di John Wick, si dice che John Wick ha ucciso 3 uomini con una matita dentro un bar. E per l'occasione, diciamo, l'overkill ha voluto mettere come arma melee una matita. E niente, vi lascio un po' di chiavi che mi hanno mandato. E niente, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, commento e iscrivetevi al canale. E ci vediamo domani, ciao!